Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono GlacialSphere ed oggi affronteremo il percorso 212, mi sembra sia questo, giusto? Sì, 212, alla volta di Kuoripoli e della Pokémon Mansion. Dopodiché appunto faremo qualcosina a Kuoripoli e ci dirigeremo a nord, finalmente sbloccando il percorso 210 se non ricordo male. Quindi, detto ciò, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Nel percorso 210 potremo anche incontrare qualche personaggio molto interessante. Allora, forse qui c'è anche uno strumento nascosto. Sì, una Dawnstone. E a questo punto iniziamo a combattere, ragazzi. Allora, io manderei davanti, vediamo un po', direi Gligar. Questo percorso non mi ispira molto, Infernape, sinceramente. Check this out, ci dice, guarda questo. Va bene, vediamo. Iniziamo a sfidare questo primo allenatore. Questa sarà una parte molto molto combattuta. Ok, ci saranno tanti allenatori. Allora, contro Umbreon direi di andare di Xissor. Ecco qua, super efficace. Altro Xissor, buono. E Gligar sale meritatamente a livello 39. Espeon, lasciamo ancora Gligar. E andiamo ancora di Xissor. Vedete la differenza tra la difesa speciale, anzi la difesa di uno e la difesa dell'altro. Umbreon e Espeon. Umbreon è molto più difensivo, da quello che ricordo. Impressionato, assolutamente sì. E questo, dopo averlo battuto, ci scambia Jolteon per il suo Leafeon. Ovviamente no. Allora, proseguiamo. Salve pescatore. Volevo andare direttamente a sfidarlo, ma mi ha visto prima lui. Juan, che manda in campo Gyarados o Gyarados. Ok. Ha provato anche a diminuirci l'attacco, ma non ci è riuscito. Io andrei di acrobazia. E poi ancora di acrobazia. Rain Dance, va bene. Perfetto. Splash! È diventato paperissimo a un certo punto. Allora, qui c'è magari qualche strumento invisibile. In questo ponte, boh, non saprei. Proseguiamo lungo questo pontile. Oh, oh, altro allenatore qui, vai. Ci ha detto di non usare entrare qui. Va bene, Travis, incazzatissimo. Ma nel campo Barboch. Noi andremo di acrobazia. E Gligar è davvero forte, Tra l'altro mi sa che si avvicina anche il momento in cui potremo evolverlo in Gliscor. Proprio a livello di trama. Altro Barboch, sì, a questo punto cambiamo un po' Pokémon e mandiamo Infernape e vediamo se riesce a fare qualcosa contro Barboch. Così per prendere anche un po' di esperienza, tipo Brick Break. Bene, bene, bene. Gyarados, ecco, contro Gyarados magari mandiamo Pikachu, Che dite? Gyarados non è proprio l'ideale da far combattere la nostra squadra di Sinnoh. E se diminuisci pure l'attacco, tanto io ti uso Electro Ball, danno 4 per Pokémon con 50 livelli sopra, e addio. Oh no, è un no, cosa o no? Prima di entrare qui però andiamo un'occhiata a vedere cosa c'è qui sotto. C'è un altro allenatore. Ah, vero, è ancora quello di prima, ok. C'è un'altra allenatrice però. L'oceano è un posto amorevole, ci dice questa ragazza. Questa Alexa. Attenzione, adesso magari ho attivato le vostre Alexe con la voce. Allora, andiamo di Earthquake su Goldeen, che dovrebbe morire easy. Bibarel, tipo normale acqua. Andiamo ancora di terremoto. Resiste, il buon Bibarel. Andiamo di lacerazione. Perfetto. So fun, guarda, non so se avrei usato la stessa parola dopo aver visto i miei Pokémon disintegrati da un avversario. Divertente non è proprio la parola che mi sarebbe venuta in mente. Ok, sfidiamo anche questo pescatore che invece è Josh. Altro Goldeen. Sono proprio innamorato di Goldeen, questi allenatori. Aia. Ah, pure colpo critico, che culo. Ok, Gligar a livello 40. Cambiamo e mandiamo in campo... Ma dai, Staraptor. E andiamo di volo.
Perfetto. E anche questo pescatore ce lo siamo fatti. Ora però diamoci una super pozione su Gligar e poi comunque togliamolo dal posto in avanti perché mettiamo Staraptor. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui in giro, eh. Cerchiamo di fare un po' meno erba alta possibile. Qua ovviamente beccheremo qualche Pokémon selvatico per forza. Ok, un Ralts. Abbiamo già completato la linea evolutiva di Ralts, compreso Gallade. Qui abbiamo un'allenatrice. Un'allenatrice e un Weasel, anche di Weasel. Abbiamo già completato la linea evolutiva. Quindi fuga. Vai. Affrontiamo questa allenatrice. Sabrina, che manda in campo Wooper. Per noi con Staraptor è una movita facile, probabilmente anche solamente un aereo assalto lo uccide. Infatti. Poi Quagsire, lasciamo Staraptor e andiamo di volo. Ok, sbadiglio, fortunatamente lo evitiamo, dato che è fastidioso. Ecco un altro sbadiglio, però noi andiamo di aereo assalto e ce lo portiamo a casa. Perfetto. Poi vediamo un po' cosa c'è qui in giro, eh. Esploriamo bene questo percorso, abbiamo un altro Ralts. Fuga. Ah, uno strumento qui. Roselia. Che non abbiamo ancora, tra l'altro. La prima volta che troviamo Roselia. Ok, catturiamola. O meglio, catturiamolo, maschio questo. Non mi ricordavo che non avevamo ancora trovato Roselia, effettivamente. E giustamente ci manca anche Roserade. Eccolo qua. Pokémon Spine. Anche se avrei piuttosto chiamato Cacnea Pokémon Spine. Sarebbe stato un po' più adatto. Ah no, beh, Cacnea è giustamente Pokémon Cactus, ancora meglio. Allora, Monferno contro Staraptor. Monferno è già di tipo fuoco lotta, che voi ricordiate. Vediamolo subito. Se è già di tipo fuoco lotta, muore. Sì, ok. Addio, Monferno. Stay safe, ma certamente, caro Ranger. Sempre stare sicuri. Krogank, altro Krogank. Allora, dato che io Toxicroak non so se lo troveremo effettivamente in giro, una Quick Ball gliela tiro. Prendiamoci subito due Krogan anche in caso lo faremo evolvere. Ecco qua. Per avere il nostro Toxicroak. Lo seguiamo. Azz, altro Pokémon selvatico, vediamo chi è. Ah, un altro Shellos. Ok, penso che Gastrodon, sinceramente, lo beccheremo da qualche parte, però anche qui. Per non saperne reagire né scrivere, via, Quick Ball. E ce lo prendiamo. Dopo, in caso trovassimo Gastrodon da qualche parte, lo cattureremo, altrimenti faremo evolvere facilmente questo Shellos. Livello 140. Cioè, buonanotte, livello 40 per Staraptor. Livello 140 sarebbe stato un po' strano. Ok, altro Ralts. Sì, va bene, fuga, grazie. Vale. Altra allenatrice qui. Questa si è persa. E questo effettivamente è un po' labirintico come posto, eh. Certo, una ranger che si perde, però è un po' triste da vedere. Allora, andiamo di volo. Rain Dance, va bene. Non penso che comunque ti aiuti a sopravvivere ad un volo di Staraptor. Poi Leafeon, lasciamo tranquillamente Staraptor, meglio di così, guarda, non si poteva chiedere. Aereo assalto e non muore, attenzione. E mi mette pure il parassisseme. Va bene, non è un problema. Vai, aereo assalto. Perfetto, abbiamo battuto Alison. E ci dice so esattamente dove sono, ne dubito. Continuiamo in questo labirinto che quasi quasi butto un repellente. Adesso catturo anche Roselia, poi butto un repellente perché inizia ad essere un po' fastidiosi questi
questi Pokémon selvatici. Tanto mi sono preso Roselia, me ne sono presi due per Roserade, mi sono preso un altro Shellos, mi sono preso un altro Krogunk. Direi che da questo percorso mi si è preso anche abbastanza roba, che dite? Dai, mettiamoci il repellentino. Allora, adesso lo trovo. Avevamo dei repellenti noi da qualche parte. Ah, aspetta, ero nelle cure, giustamente. Non potevo trovarlo lì. Vediamo, vediamo. Eccoli qua. Ok, molto meglio. Vai, sfidiamo questo allenatore. Stefano, attenzione, un italiano. Andiamo di aerosalto su Kadabra, penso basti per ucciderlo, sì, dato che ha zero di difesa. Ok, già battuto questo, perfetto. Prendiamoci questo strumento, una proteina, buono. Poi, prima di entrare in questa casa, diamoci un'occhiata in giro. Vediamo dove porta questo percorso, questo labirinto. Aha, un altro allenatore. Tiriamoci un altro repellente, sì. E sfidiamo questo allenatore. Poi a questo punto allora torniamo nella casetta, perché magari lì c'era qualcuno da... qualcuno che ci dava qualcosa, qualcuno che ci curava magari. Allora, volo. Oddio, ho visto quanto ci stiamo impiegando a fare questa parte di percorso. Non so se ci arriveremo effettivamente nel percorso 210. Magari ci fermiamo a Curipoli, perché ci stiamo mettendo davvero tanto a fare questa parte di percorso. Non pensavo fosse così grossa, sinceramente. Allora, andiamo in questa casetta. Cos'è questa musica? Living out in the wild like this isn't easy. I'm sure you've run into a lot of wild Pokémon. This might help you out. Take some. Ok, questo ci dà 10 repel, max repel. Grazie mille, caro. Guarda, è il regalo più utile che mi abbiano fatto in Pokémon da parecchio tempo. Allora, sì, ne mettiamo un altro repellente. Usiamo i repellenti minori che abbiamo. Ecco qua. E si può proseguire. Là sopra c'era anche uno strumento da prendere, eh? Mi ricordo molto bene. Però, sì, mettiamo un altro repellente, un super repel. Ecco qua. Però mi sa che bisognava entrarci da sopra, dove c'era quel tipo che diceva non usare passare da lì. Bisogna entrare da lì. E tra l'altro, questo Carnival mi ha fatto venire in mente che dobbiamo anche andare alla zona Safari, perché si è aperta la parte di Sinnoh. Quindi, prima o poi dobbiamo andare anche lì. Laxio, mi direi di mandare Infernape con un bel terremoto. Vai, Earthquake. Perfetto. Stai al sicuro, come sempre, caro Ranger, come sempre. E qui abbiamo Gary con il suo Umbreon. Mandiamo in campo Buizel. Volevo dire, scusatemi, Gligar. E parliamo con lui. Ehi, guarda un po' se non è Glacial. Se non è Glacial. Non ti ho visto per un po' di tempo. Oh, io? Sto facendo alcune ricerche per mio nonno. I see you're still set on being a Pokémon Master. Vedo che sei comunque ancora concentrato a diventare un maestro Pokémon. Che dici di una piccola battaglia? Mi tratterrò, poiché questo non è uno dei miei Pokémon più fidati. Ok, battaglia contro Gary, di nuovo con questa grafica qui, beh, ogni volta la mettono, giustamente. Gary, primo iconico rivale contro Umbreon, che usa Quick Attack. Noi andiamo di Xissor. Ah, però facciamo davvero poco danno. Vediamo se con Earthquake gli facciamo più danno alla faccia. Ah, questo però era un colpo critico, che quindi è un po' barato. Liger, andiamo di Acrobazia allora. Dai, di pochissimo. No, ha perso, peccato. Liger ha perso contro Umbreon. A questo punto mandiamo il buon Buizel e useremo Acqua Jet. Abbiamo perso contro Umbreon perché non era full vita, eh. Se fosse stato full, avrebbe vinto lui. Umbreon è davvero impressionante.
At full power, it's 15 levels higher. A piena potenza è 15 livelli sopra. Sei diventato molto allenato. Sono diventato molto forte. Perché non prendi questo? Potrebbe aiutarti ancora di più in battaglia. E ci dà Razor Fang. Razor Fang è lo strumento che serve per far evolvere Gligar. Bene, ho molto lavoro da fare. Ci vediamo in giro, Glacial. Oh, è diventato anche più gentile, il buon Gary. A questo punto, a Gligar gli do il Razor Fang. Oddio, dov'è? Ce n'avevamo già un altro? Allora, dov'è Razor Fang? Eccolo qui, Razor Fang, ne avevamo addirittura due. Ecco fatto, farà un po' meno danno con acrobazia, ma amen. Abbiamo ancora il repellente attivo noi sì, quindi possiamo passare. E siamo arrivati qui, nella Pokémon Mansion. Prima di passare però dobbiamo sfidare questa guardia. Vai, questo gentiluomo, Dylan. Chiamare in campo Utut, noi ti mandiamo Weasel, va benissimo. Andiamo di Aqua Tail. Buono, poi Machop, lasciamo Weasel. E andiamo ancora di Aqua Tail. Perfetto, ho perso. Capita, caro il mio giovinotto. Qui abbiamo una sfida da fare in doppio, però prima di fare la sfida in doppio, entrate in questa Pokémon Mansion e se andate di qui, dovrebbe esserci qualcuno che vi cura. Lei, esatto. Così abbiamo almeno i Pokémon curati. Poi, tu invece non ci dai nulla. E tu? Il repellente è morto, va bene. Tu invece ci dai una pietra ovale. Poi, parliamo con lei. Benvenuto nella Pokémon Mansion, grazie. E qui cosa abbiamo? Questo è l'ufficio del signor Backlot. Anni di duro lavoro mi hanno permesso di creare il Trophy Garden. Molti Pokémon rari e timidi vivono lì. Ok, io vi anticipo già che tutti i Pokémon che vivono nel Trophy Garden li abbiamo. Quindi non metto nemmeno a cercare qui. Ci sono la maggior parte dei Pokémon Baby, c'è Mime Junior se non l'avete ancora trovato. Però, ecco, li abbiamo già tutti, quindi quelli che sono lì dentro, quindi non ha molto senso per me cercare di prenderli. Qui abbiamo un ferro. Ok, Gligar però, se non sbaglio, si evolve durante la notte, quindi dovrò aspettare la sera, e contando che io solitamente registro o di mattina o di pomeriggio, lo farò evolvere fuori dal video, perché non avrò modo di registrare la sera appunto per farvi vedere l'evoluzione. Andiamo di acrobazia che ora farà meno danno. E poi andiamo di Brick Break su Empoleon. Ora farà meno danno perché Gligar sta tenendo effettivamente un oggetto. Weasel a livello 40. E poi andiamo di Lacerazione e Ritorno. Perfetto, ha provato a usare pazienza ma lo abbiamo tritato. Ok, provo a farlo salire comunque di un livello, il buon Gligar. Per vedere se si evolve di giorno, che magari mi ricordo male, eh. Magari potrei ricordarmi male. Pokémon Mansion, ok. E adesso ci sono altri allenatori, sì, ci sono altri allenatori da battere qui nel cortile. E ci sono anche delle bacche da prendere. Quindi facciamolo, battiamo allenatori. Facciamo salire di un livello Gligar. Per vedere se magari si evolve di giorno. Anche se non credo, sinceramente. E poi andiamo direttamente a Kuoripoli. Acrobatics. Ok, ci metterò un po' a salire di un livello, dato che era proprio... Era appena salito di livello, scusatemi. E Chatot. Adesso sono tutti Pokémon molto facili da battere per Gligar, eh. Andiamo di acrobazia di nuovo. Attenzione, mi ha confuso. Vediamo se rimane confuso. Però la Gligar è proprio stupido, eh. Ah, confuso e addormentato. Quanto può essere infame Chatot? Oh, bravo. Svegliato e tolto anche dalla confusione. Ok, diamo un'occhiata ad altri allenatori, tipo tu che fai la ronda. Ecco qua. Sfidiamo gli allenatori qui della Pokémon Mansion. Alex, che manda in campo Utut.
Noi andiamo di Gligar. E andiamo di Slash. Forse Slash ora fa più danno di acrobazia. Perché è vero che acrobazia è stab, però Slash potrebbe fare brutto colpo un po' più facilmente. Machop lasciamolo, questa volta acrobazia invece farà il suo dovere. Perfetto. Altri allenatori? Ma certo che sì. Altre guardie. Altri gentleman. Di nuovo con tutte. Cioè, questi davvero fanno le guardie comunque, con i Pokémon che vedono dal buio. Vai, lacerazione, fammi un brutto colpo. Grazie. Ah, non è nemmeno un brutto colpo questo, perfetto. Hanno una squadra uguale, cioè un po' di fantasia qui. Acrobazia. Ok. Proseguiamo verso Novod e vediamo un po' questo allenatore invece cosa vuole. Allora, acrobazia. Machop, sì, hanno letteralmente la stessa squadra tutti, cioè, boh, va bene. Più che altro avessero dei Pokémon che danno almeno un po' più di punti esperienza, sarebbe anche meglio. Invece no, tutti uguali, tutti questi Pokémon qui. Che tu sei un allenatore? No. Honey attracts 12 Pokémon, but I prefer to eat it. Giustamente, no, il miele attrae i Pokémon selvatici, ma lui preferisce mangiarselo. Fa bene. Allora, vediamo cosa c'era da questa parte. Vedete che c'era un'altra parte di percorso, andiamo a vedere. Penso che ci si possa arrivare da qui, sì. Ecco qua. Un Rose Incense, perfetto. Un bel incenso rosa. O meglio, no, rose non è rosa. Faccio davvero traduzione a caso. Comunque, siamo arrivati a Darkhome City. Siamo ritornati più a Coripoli. E a Coripoli, tecnicamente, dovremmo sfidare ancora la palestra, ma come vedete, questa volta è bloccata la Lucinda. Allora, noi cerchiamo il centro Pokémon di Coripoli. Eccolo qui. Diamoci una curata. Ecco fatto. E andiamo a sfidare Lucinda. Dato che è lì fiera, pronta a sfidarci di nuovo. Eccoci qua. Salve Lucinda. Ciao Glacial. Ho pensato che saresti potuto passare di qui. La capopalestra è ancora via, ma ho sentito che si stava dirigendo verso Seresic Town. Stavo andando anch'io là e ho pensato che magari vorresti conoscere qualcosa sulla capopalestra. Ora che sei arrivato, controlla, guarda le mie mosse per le gare, credo. I've been practicing very really hard, mi sono allenata davvero duramente. Ok, sì, però tu mi hai detto che avresti avuto informazioni sulla capopalestra. E poi perché è ancora Piplup a livello 35? Infame, fallo evolvere, poverino. Ok, acrobazia come vedete fa molto meno danno. Azz. Azz, azz, azz. Non dovrebbe essere tipo volante lui però, giusto? Quindi terremoto se lo prende in faccia. Anche se è un uccello, giustamente non è tipo volante. Cambiamo Pokémon contro Buneri e mandiamo Infernape. Con Breccia. Sono sicuro che Gligar avrà altri avversari su cui comunque poter salire di livello. Rickwreck. Perfetto, Swinub, appunto. Mandiamo Gligar. E lei giustamente ha tutti i Pokémon carini e coccolosi, ma che in battaglia sono delle seghe. Andiamo di terremoto. Vai, sali di livello, così vediamo se può evolversi durante il giorno oppure no. Ambipom, ecco, questo anche durante la battaglia non è male. Però mandiamo Infernape. E Ambipom manca anche a noi. Se non sbaglio, bisogna fargli imparare doppio smash ad Ambipom. All'Ipom e poi farlo salire di livello, giusto per farlo evolvere in Ambipom. Andiamo poi di Flame Wheel. Ah, lo sostituisce? E manda in campo Pachirisu. Ora mi paralizza con statico, vedrai. Invece no. Okay, andiamo di terremoto. Infernape può tranquillamente sciogliere da solo la squadra di Lucinda. Ecco che torna con Ambipom. Posso dire che Ambipom è abbastanza bruttino come Pokémon? Non mi è mai piaciuto.
Preferisco di gran lunga Icon. Ok, Infernape sale di livello. Abbiamo battuto Lucinda. Sono stata brava o cosa? Sì, adesso è stata brava. E Gligar non si evolve di giorno, come ben ricordavo. Wow, ho ancora molta strada da fare. Oh, giusto, ho qualcosa da darti. Hai visto quegli Psyduck sul percorso 210? Non si muovono in alcun modo. Prova a dargli questo. E ci dà la Secret Potion. Ecco qua. La Secret Potion, questa pozione segreta, dovrebbe curare il loro mal di testa. Prova ad andarci. A questo punto, ragazzi, noi andiamo di volo. E al posto di andare però... Allora, qui sopra, se non sbaglio, sopra sulla Ashen Town, qui al percorso 210, per poi andare qui sopra, andiamo un attimo a Pastoria City, a Pratopoli, e andiamo a prenderci quello strumento. Non è necessario curarci, giusto? Andiamo a prenderci quello strumento che ci siamo lasciati indietro nel percorso. Quello che era in alto. Così da prendercelo e volare subito via poi a Flaminia per prepararci alla prossima parte. Perché ovviamente non andrò a fare il percorso 210 dopo aver già registrato quasi mezz'ora di video. Sarebbe un po' stupido. Eccoci qua sopra. Dovevamo passare qui. E sì, beccheremo qualche Pokémon selvatico, ma non è un problema. Starevia. Livello 24. Fuga. Ecco qua. Passiamo. E mi sa che appunto arriveremo sopra con lo strumento. Weasel. Va bene. Fuga. Eccolo lì lo strumento che ci siamo persi. Ralts. Almeno ce lo prendiamo, completiamo questo percorso. Non avremo più il pensiero di quello strumento. Dai però, Pokémon selvatici del cavolo. Krogunk. Ecco, Krogunk, tanto che si è messo in mezzo. Buttalo giù, sto infame. Earthquake, addio. Ecco fatto. Allora, prendiamo questo strumento che è una caramella rara. La userò per fare salire di livello immediatamente Gligar di notte, così almeno si evolve. E a questo punto andiamo a Flaminia con volo. Eccoci qui. Qui diamo una curata ai Pokémon. Ecco fatto. E concludiamo il video mettendo in ordine i Pokémon che abbiamo catturato nello scorso episodio e in questo. Organize Pokémon, eccoli qui tutti quelli che devono essere messi in ordine. Allora, Krogunk 453. Quindi vai qui. Insieme alla tua evoluzione. Ecco fatto. Poi, Roselia. Livello 24. 315 di numero e quindi vai... Allora, qui immagino. 12, 13, 14, 15, qua. Sì, perché poi ovviamente manca Swalot con Gulpin qui. Mentre Roserade, devo vedere il suo numero, non sono ancora... Non mi ricordo di preciso dove sia Roserade come numero, per adesso lo metto qui a caso, poi vediamo. Allora, Shellos 422. Quindi... Ah, perfetto, proprio dove ho messo Roselia a caso, bene. E la mettiamo insieme alla sua evoluzione. Eccolo qui. Ed infine Drapion. Drapion è il numero 452, invece. Quindi qua. Ok. Abbiamo messo in ordine i Pokémon nuovi che abbiamo preso. Ecco qua. E anche il Leaf Index di Sinnoh inizia a popolarsi. Siamo ancora molto distanti. Per carità, siamo ancora molto distanti. Non abbiamo ancora preso, per esempio, alcun leggendario. Dobbiamo far evolvere tutti gli starter. Abbiamo un po' di roba da far evolvere. Però piano piano, piano piano, ci arriveremo. Quindi usciamo da questo PC, usciamo dal centro Pokémon e io vi ringrazio per aver seguito questo video. Nel prossimo andremo sopra nel percorso 210 e lo completeremo essenzialmente, faremo tutta la parte, arriveremo a Celestic Town e magari faremo anche direttamente l'evento che c'è lì. Dipende da quanto ci impieghiamo a fare il percorso, di quanti allenatori ci sono, quanto ci mettiamo a fare le lotte. Detto ciò, quindi vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!